Carlo è stata una persona che ha mosso emozioni nel corso di questi 7 anni, amore e odio. Io sono arrivata non con l'idea di rimpiazzarlo, perché credo sia praticamente impossibile, ma con l'idea di proporre me stessa. Credo di essere molto diversa. E forse in questa differenza ci sarà uno spazio anche per me, non lo so. Dal mio punto di vista è stato fantastico il modo in cui i ragazzi mi hanno accolto. Barbieri ha detto che ti hanno reso un po' la vita difficile all'inizio, un battesimo del fuoco, ma cos'è che ti hanno fatto? Allora, questo lo scoprirete soprattutto nelle prime puntate. All'inizio si sono mossi come un gruppo di squali e mi hanno circondato, poi mi sono uscita in qualche modo. Credo che una grande ricchezza sia quella di riuscire a comunicare il proprio lavoro con più sincerità possibile, e uno dei tentativi è stata sicuramente la televisione per molti fuochi. Io mi sono proprio messa in gioco in questo caso, perché appunto non è il mio lavoro la televisione, ma l'ho presa come un grande mezzo di crescita, e prima di tutto per me. A questo proposito, l'incontro diciamo con questi tuoi concorrenti, tra virgolette, che poi sono chef diciamo dilettanti, qual è la cosa che ti ha arricchito di più da questo confronto? È stato bello il fatto di confrontarmi proprio con dei dilettanti, perché al di là magari di mia sorella, di mia mamma o degli amici, il fatto di incontrare delle persone che non fanno di mestiere, ma che in qualche modo ne sono profondamente affascinati, appassionati, mi ha fatto capire come la cucina sia un mezzo potente per uscire dalla propria realtà, anche piccoli spot nel corso di una giornata. Una delle cose più belle è che le persone tornano a casa, guardano il frigorifero e si immaginano qualcosa. Persone che magari non hanno e non possono usare la creatività per il resto della giornata. E questa è la potenza della cucina, tu puoi creare qualcosa che prima non esisteva.